Bentornati, signore e signori, benvenuti a Siungopoli. Ti sentono, Dani? Ci sei anche tu già. Ciao! Oh, che bello, che bello, che bello. Visto che vi siete divertiti con le nuove emote, fatemi abbassare la musica che è ancora troppo alta. Allora, il titolo parla da sé, non ci terremo in chiacchiere perché non ho molto tempo che devo attaccare al lavoro che c'è la Champions League. Archer, bentornato, grazie mille. Anzi, benvenuto, grazie mille Archer, primo mese. Allora entra nel gruppo Telegram che succedono le cose belle. Sul gruppo Telegram questa live è legata a più fili, ok? C'è la superficie, che è quello che vedete qua, ovvero Dani che proverà la sfida all'azienda lotta dettandomi le mosse da andare a eseguire, cioè sarà lui la mente di questa azienda lotta. C'è il substrato, che avviene nella chat. Sì. E poi c'è il fondo dell'iceberg nel gruppo Telegram, ma a Dani non è dato sapere ciò che succede nel gruppo Telegram. No. Quindi se siete abbonati, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo, lì ogni tanto manderò delle direttive su falsità o verità per cercare di confondere il nostro amico. Riscattato verso Pokémon su richiesta. Iniziamo subito. Dlarz, facci il verso di Axo. Axo, fai il verso di Dlarz. Ok, va bene. Il verso di Axo? Sì. Ah, tipo questo, aspetta. Sì! Questo è il verso allora, di Axo. Aspetta, il verso di Dlarz deve essere... lo sai qual è il mio verso. Metti quelle manine dietro la testa. Il verso di Dlarz deve essere una roba tipo... Ah, le mani dietro... Ah, ho capito, le mani dietro la testa, chiaro! No, no, no! No, allora ci vuole l'esultanza con questa. Anch'io ce le ho, Anch'io ce le ho, fra... Anch'io ce Oggi le ho. Oggi si vince lotta, proprio, ogni non lotta vinta. Sì, sì, ogni lotta vinta, emote... Non l'ho ancora messa la emote delle ciabatte, però la aggiungerò presto. Ma io non vinco in ciabatte, io faccio ancora meglio, io vinco in infradito, proprio così, così sotto la curva, ospiti. E comunque, allora, prima di iniziare, abbasso la musica e ho un paio di... Ok, dicevo. Daniel, ho un paio di domande da porti prima di cominciare assieme questa sfida all'azienda lotta. Anzitutto, prego. Ti chiedo di non uscire dalle linee guida che traccerò per le risposte, quindi sii preciso. Ok, ho paura. Se tu dovessi definirti come un giocatore di Pokémon, ti rivedresti più in un giocatore inesperto, un nabbo o in un maniaco sessuale? Il nabbo. Ma non me l'hai resa molto facile così, però, passiamo alla seconda domanda. Qualcuno è rimasto contrariato dal fatto che io ti abbia invitato in live, perché sai che girano ultimamente affermazioni controverse legate alla tua persona. Ah sì, che cosa? Cosa ho fatto? Per scongiurare questa cosa e poter fare assieme questa live tranquillamente, corrisponde a verità il fatto che tu abbia affermato che l'evasione fiscale sia un reato che non dovrebbe essere punibile? No, me l'hai rovinata! Io ci sto provando a non ridere. No, è giusto che sia pulito, sì, sì, sì. Perfetto, ok, tutto chiaro. E l'ultima domanda più importante per quella che viene fatta di rito a ogni partecipante alla sfida dell'azienda lotta. Tu sei il terzo dopo Matteo Agostini e Pokétonks. Ti assicuro che a loro è stato riservato lo stesso trattamento, identico. Certo. La terza domanda di rito è: pensi che sia giusto sopprimere i Pokémon che non rispondono ai comandi dei propri allenatori? No. Perché? No, in effetti non ci sono motivi, sì. Ok, ottimo, perché è esattamente ciò che faremo qualora andassimo a perdere. Perfetto. Detto questo, ragazzi, noi ci spostiamo. Dovresti iniziare a sentire la musica sensuale dell'azienda. Perfetto.
La sento. Sono no, pronto. No. Whisky Davide ha reso caraffa sottolineatura fittizia. No, caraffa sottolineatura fittizia. Grazie, okay, Davide. 25 gift. Grazie mille. Un abbonamento? No, 25. No, ha regalato. Ah, no, cioè, lui li ha regalati in totale 25 abbonamenti. Ha regalato un abbonamento a caraffa fittizia. A questo punto, chiaro. Andiamo su azienda ospite. Sono pronto. Ho fallito. Cos'è quel layout? Ti manca una parte. Ho sbagliato. Cazzo, come si fa? Dov'è finita la professionalità qui? Cioè... Scusami. Allora, sì. Sì, quindi. Allora, sì. Porco, due. Sì, quindi. Allora, chiaro. Ragazzi, fate la clip, bollito, cerca di sistemare layout. Sì, chiaro. Adesso lo sistemo, giuro, sto per sistemarlo. Sì, sarà pronto in qualunque momento da adesso. Sarà pronto in qualunque momento. Adesso è pronto. È quasi molto pronto. Molto bene. Quasi. Sì, è quasi pronto. È pronto. Guarda come mette il secondo schermo nella televisionuccia. Stai zitto. Dai, bollitazzo. Su. Ma ok, è pronto. Va bene, ma prima di tutto, scusami, perché ho fatto tre domande che erano per il personaggio, ma tu sai come funziona l'azienda Lotta? Sì. Certo. Ma magari a casa qualcuno non lo sa, quindi si vengono proposti sei Pokémon e noi dovremo sceglierne tre a noleggio. Sono sei Pokémon casuali da un pool prestabilito, dovremo sceglierne tre da prendere a noleggio, da fare lottare in lotte mortali in doppio con avversari di cui all'inizio conosceremo l'intera squadra e poi progredendo, ma dubito che tu possa proseguire oltre la lotta numero 7, sapremo sempre meno informazioni. Ora smentiscimi, prego, ti do il benvenuto all'azienda Lotta. Che vuol dire quella cosa lì che non andrai oltre? Che cosa vuol dire? Ah, l'hai sentita? Non dovevi sentirla. Ah, era una tua considerazione privata. Mi si è buggato il microfono, scusa, mi si è buggato il microfono. Chiaro. Esatto, comunque nel dubbio ragazzi, punto esclamativo azienda in chat per leggere le regole. Allora Dani, il prossimo avversario si presenterà con Forretress, Aerodactyl e Weavile. Ok. E quindi tu devi scegliere tre Pokémon tra quelli proposti. Guarda la condivisione su Discord, tra l'altro, così ce l'hai in tempo reale. Sì, sto guardando quella. Allora, Miltank, vediamo. Poi Politoed, Nidoking, Nidoqueen, giustamente. Ok. Magmortar e Lanturn. Ok, allora noi contro abbiamo Forretress. E chi erano gli altri due? Weavile? Io non posso aiutarti. Ti aiuterà la chat, quindi... in caso. Erano Forretress, Weavile e un altro che non mi ricordo, perfetto. Allora, Forretress di che tipo era? Tipo coleottero, acciaio? Sì, bravo, queste cose te le... Ecco, se tu mi chiedi informazioni tecniche, tipo mosse che possono avere gli avversari o cose così, io ti dico tutto quello che vuoi, però chiaro. Quello che riguarda il game plan e il gioco è a tua discrezione. Ok. E allora direi di utilizzare... Vediamo un attimo che Pokémon abbiamo a disposizione. Miltank... Guarda che ti hanno detto l'ultimo Pokémon in chat, eh? Ah, Aerodactyl, giusto. Ok, fammi rivedere un attimo chi abbiamo a disposizione, a parte Miltank, Politoed... Aspetta, okay, te li faccio vedere ovviamente con le mosse fatti. Adesso. Ok, vai. Mm-hmm. Nidoking e Nidoqueen, ok. Ok. Ok, sono abbastanza simili, sì. Gli altri due? È Lanturn. Questo picchia forte, ma è un po' lento questo. Allora. Non c'è nessuno di questi che ha tuono? Tipo, se beh, non sbaglio... Lanturn scarica, e chiaramente no, se lo metti... era per sfruttare l'abilità di Politoed, più che altro. Ah, ma Politoed in quarta generazione non ha ancora Piovischio. Ah, ma che cesso! Allora niente, potremmo utilizzare, allora forse Magmortar per Forretress, che pure sì. È tankoso. Sì. Poi gli altri due, Aerodactyl, c'è qualcuno che ha mosse tipo
adatte, tipo un ghiaccio, nessuno? Ghiaccio? None of them. Politoed nemmeno? Ah. No, no, però avresti... avresti scarica di Lantern che si potrebbe mettere sì. in combo con... attenzione perché scarica colpisce anche il Pokémon compagno. Sì. Però hai due tipi terra qua che potrebbero assorbire la scarica e quindi si può attaccare ad area contro gli avversari. Però questo se ce l'hai come compagno, perché se ti riscarica con di fianco Magmortar, Magmortar prende danno da scarica sì. E in più scarica ha anche il 30% di possibilità di paralizzare, quindi... Sì. L'altro Pokémon era Weavile, sì. Quindi, sì, quindi Magmortar penso che servirà sì, sicuramente. Molto veloce, ghiaccio buio, quindi mi sembra una buona idea. Aerodactyl è uno che fa... è un fisico? No, sì, 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 sì mosse sì, fisiche sì, utilizza sì, Aerodactyl. Sì, sì. Tutti quindi anche Fuoco Fatuo non sarebbe male, eh? Sì. Anche Fuoco Fatuo. Allora, intanto Magmortar lo voglio. Ok. Magmortar quindi vediamo cosa dice lead. La chat... Ok, la chat dice Magmortar dentro Sblars. Oddio, Flars, Smegmortar. Perfetto, non sarete utili, ho già capito. Andiamo a selezionare. Andiamo a selezionare il secondo Pokémon. Fammi vedere un attimo sia Lanturn che Politoed. Hanno entrambi Surf che colpisce anche il compagno. Sì. Però Politoed avrebbe Assorbacqua, ma saresti costretto a usare Lanturn e Politoed assieme per poter sì. fare Surf di Lanturn per curarti Politoed. Ok, Miltank invece c'ho... Madonna, Miltank è giusto... Sì, vabbè, ritorno, Metal Test... Cioè, più uno che rompe le palle, tuo Tuononda, buon latte... E se capita... Però aspetta, chi c'abbiamo? Weavile... No, Miltank secondo me... Non serve. Credo. Non okay. che non mi sfugga qualcosa. Mo, io userei Magmortar... Forse proverei a farla la coppia Politoed-Lanturn a sto punto. Non lo so. E dietro Magmortar o... Cioè, Politoed-Lanturn davanti con dietro Magmortar o... Non... Dimmi tu. Proviamo a fare... Oddio, che però. È bollito da 6 mesi. Buon cazzo, salve Nidoqin... Volete praticare del seso con me? Nidoqin, grazie Breaken, bentornato. Sesto mese, Godopoli. Ma anche Bollitopoli. No, facciamo Magmortar. Tranquillo, Dani, non verrai giudicato. Questo gioco è difficile. Io stesso ho un record bassissimo. No, ma tanto anche se venissi giudicato, frate, guarda, guarda come vado a dormire lo stesso stanotte. Guardami, guardami. Mettiamo come seconde linee, voglio Nidoqin Miltank. Ho fatto la mia scelta. Ok, ritratta totalmente. Va bene, andiamo, sì. Prego, entra pure. Sì, poi non voglio neanche pensarle troppo. Che palle, era tutto nato da Axo, attacchi l'azienda lotta di notte su Discord, però voglio pilotare io le mosse, facciamole in live, ok. Via, si comincia! Allora, va bene, vabbè, qua direi abbastanza velocemente. Abbastanza scontato, certo, si procede a fare la mossa veleno sul tipo acciaio. Chiaro. No, scherzo. No, allora, facciamo... non mi ricordo. Allora, Fuoco Bomba non ne colpisce due. Assolutamente no. Ne no, colpisce solo un Pokémon. Infatti, Aerodactyl con. Allora, Nidoqin ce l'ha una mossa per togliere di mezzo Aerodactyl. Non mi ricordo. Lo colpisce neutralmente no. solo con Veleno Denti. Fascino sì, sì, diminuisce sì. di 2 livelli l'attacco. Ok. E questo è. Per allora, intanto. Non lo colpisce. Aerodactyl potrebbe essere pericoloso per Magmortar, perché se c'ha tipo sì, qualche mossa... Sì, possiede frana, ti posso dire che possiede frana. Sì, esatto, quindi proviamo a buttarglielo giù, però con Magmortar... Allora, intanto io proverei a fare... Fuoco Fatuo su Aerodactyl. Sì... E cavolo. Dai, figa! Che mosse fa l'altro Pokémon? Chi? Che mosse ha il terzo Pokémon nostro?
a Metal Testata, che è super efficace. No, no, su Aerodactyl. Però teniamolo qua. Però oddio, no, prima leviamogliene uno prima di farlo entrare in caso. Quindi a questo punto andrei... Perché mi preoccupa più quell'Aerodactyl, darei la priorità a lui piuttosto che a Fortress. Tanto Fortress che fa? Spamma tipo le spike, ste robe? Sì, non dovrebbe, cioè, non dovrebbe fare molto danno Fortress. Facciamo un fuoco fatuo su Aerodactyl e poi un bel... Sì. Un'altra mossa offensiva su Aerodactyl. Cioè una mossa offensiva con Nidoqueen. Veleno dentro su Aerodactyl. Ok. Ok. No, lui sceglie di usare Aeroassalto, che va più che bene. Viene purtroppo avvelenato da veleno punto, quindi ti è andata male perché non viene scottato. Preciso. E ovviamente. A questo punto vai. Conviene fare no, sempre veleno denti, perché con la stab, anche se non è molto efficace, è comunque l'idea migliore. Sì, leviamo, a meno che non si vada a fare fuoco al colpo. Fuoco al colpo su Aerodactyl è neutro. Però c'ha bassa probabilità, ce la giochiamo, giochiamocela, dai, dai, rischiamo, se no... Vai, 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 vai. Leviamo adesso arriva Fena. Calla. Oddio, l'ha retto. Oddio, l'ha retto. Ha flinciato. F. Rip. Frana ha questo spiacevole effetto secondario. Lo so, ovviamente, è però... Sculo d'Lars. Figurati se non abbiamo già beccato tipo l'avvelenamento prima di fuoco fatuo. Vabbè, ma è sempre così. Vabbè, lui è più veloce. Dobbiamo sperare che faccia Frana e gli fallisca a sto punto. Però se poi a noi ci fallisce fuoco al colpo, siamo punti a capo. Andiamo più sul sicuro. Proviamo a fargli un fuoco bomba. Che tanto lo butta giù, considerato anche il veleno. Sì, vai. Fuoco bomba. Grazie mille, Breaken, per le due sabbre regalate. Grazie, grandissimo, incredibile. Lizardon e Zoppe di Darme. Benvenuti, ragazzi. Dicevo, fuoco bomba è 85 accuracy, mentre fuoco al colpo è 70. Vabbè, comunque 15% in più, non è... Sì, no, infatti, no, pensavo fuoco bomba avesse un po' di più, però va bene, sì. Guarda che lui non ha fatto frana. Se fuoco bomba non missa, dice anche bene. Poi è andato su... Andata? Ok. Ma lievitami, se su scem. Aerodactyl è giù. Sì, sì. Vortex palle e anche Magmortar. Ci ha messo proprio le palle in faccia. Sì, sì. Rimane perfetto. Soltanto la mucca. Sì, sì. E ti do, la ti mucca do una... ci allora, salverà. Allora, con Weavile hai Metal Testata che è super efficace. Però con Fortress ti voglio vedere, perché è tipo acciaio. Alla fine Fortress, che era quello di cui non dovevamo preoccuparci, adesso è un problema. È tipo il ragazzo che viene e ci fotte la tipa. Perfetto, andiamo con Metal Testata su Weavile. Sì, ti conviene comunque tirarlo giù. Questa farà male. Non lo butta giù, infatti. Vendetta. Mi sa che questa ti sdruma. Sì, sì, sì. Proviamo a fare un... No, beh, che cazzo lo facciamo fare buon latte? Ci sdruma comunque. Io direi di non forzarla, tanto questa penso sia difficile da portare a casa. Proviamo a fare un altro Metal Testata su Weavile e vediamo se fa... No, Fortress non è in range per buttarci giù con un altro... Ah no, era Weavile che lo usava, ok. Che cazzo, infatti. No, non è in range, a posto, vai. Ok. Sì, ma tanto adesso usa Vendetta. Ah, è vero, sì. Aveva usato Vendetta lui prima. Niente, a posto. Grande! Esultanza in ciabatte, persa lotta 1. Sì! Ma questa era la partita di prova, no? Avevamo sì, sì. detto, giusto? Sì, sì. Ma guarda, ti confiderò, non vinco, almeno ti confiderò le prime una 15 cosa. Sono tutte di prova, no? Beh, 15 non sono poche, se ne vinci 15. Se pensa ne vinci 15, ti mando una sega su PayPal. Davvero? Sì, sì, su PayPal però. Allora dovrò impegnarmi. Ma poi guarda lì, tempo 200 ore. Cioè, ma vai a lavorare, Axo. E per questo oggi posso streamare poco, proprio perché devo andare a lavorare. Allora, vai a concentrati. Lavorare 200 ore su Pokémon. Vai, sono pronto. Frozlass, Tiranitar, Mamoswine. Quindi Mamoswine, sono due Mamoswine. Ghiaccio, di cui un terra, di cui un spettro, e l'altro è ghiaccio-terra. No, ghiaccio terra, ghiaccio spettro e roccia buio. Bravo.
Però ricordati che la lead è Froslass Tyranitar, che è la roba più importante. Ricordati. Cazzo, vanno in ordine di come vengono detti dalla certo, tipa. Certo. Ok. Tyranitar, Froslass è la lead, che tra l'altro è rognosissima, quindi tanti auguri. Vediamo chi... Pensavo che... Oh, fai sto spacchettamento, Dani, che io, a me questo piace perché è lo spacchettamento. Allora abbiamo... Vai, allora, vediamo un po'... Vediamo direttamente... Sì, Electivire, Slowbro ci sta, Swampert... Occhio che c'è la reverse... E la rara è... Blissey! Ok, fammi vedere le mosse. In realtà è una merda, Blissey. No, chiaro. Allora... ma c'ha iperraggio, allora è forte! Sì, sì, ha 25 vai, di difesa. Andiamo avanti, vediamo. Andiamo avanti. Beh, c'ha della varietà, c'ha pure protezione, così possiamo questo osservare forte, un attimo che fanno gli altri. Vai avanti. Ok, però questo qua, tipo Froslass e Tyranitar se lo tirano giù. Sì. Vai avanti. Questo Tyranitar se lo tira giù. Però possono fare incrocolpo. Chi è più veloce? Electivire di Tyranitar. Sì, che certo, cazzo? Certo, incrocolpo è super efficace. Vabbè, Crobat è il più veloce di tutti. Questo è ottimo. Proverei a fare Crobat, Electivire, Swampert. Però aspetta, con che lead? Lui fa Froslass Tyranitar. Ok, e allora io partirei con Electivire e... Allora, Electivire serve per tirare giù Tyranitar. Froslass lo tiriamo giù con... possiamo provare... Ma, vediamo un attimo, aspetta, cosa c'aveva? Swampert? C'ha protezione, al massimo possiamo tipo metterlo in lead... Lo facciamo proteggere mentre Electivire attacca gli altri, non lo so. Sì, se no Crobat aveva ipnosi, non so se hai visto. Ed è, dovrebbe essere il più veloce in campo. Cavolo, sì. Beh sì, sì 360 sì. Crobat è decisamente il più veloce in tutto il campo. Vabbè, Crobat è uno dei più veloci, quindi va bene, mettiamolo in lead con Electivire. Certo, Froslass potrebbe tirare una... Cioè, se missa ipnosi, se vuoi provare ipnosi, se ipnosi sì. Missa, probabilmente Crobat muore. E forse Swampert è pure meglio al late game, perché c'ha pure protezione, quindi possiamo far continuare un attimino a spammare l'avversario già dopo che ha usato un po' di roba. Vediamo. Allora. Io direi subito di provare a buttare giù di incrocolpo quel Tyranitar del cavolo. Chiaro. Quanta cura si c'ha? Non lo so. Incrocolpo, mi pare sia 80. Aspetta, te lo dico subito, però non mi ricordo, mi coglio impreparato. 80. Sì. Godo, sbung, l'ho preso. No, Ung, grazie. Ung, no, scusatemi. È volgare, se no hai detto una volgarità fuori dalle palle. Sbagliare. Adesso ti muto. Sì, sì, sei mutato. Ok, adesso non lo sei più. Ipnosi, cosa tiro? No, sì. È vero che qua si vede se mi gratto i coglioni in webcam. Ops. Eh beh, queste cose proprio da cafoncello. Fai tira ipnosi su Froslass. Mm-hmm. Ah, bene. Ah, bene! Benissimo. Certo, tiramelo giù, che vuoi che sia. Beh, almeno è entrato in crocolpo, questa è una kill sicura. Ci mancherebbe, a basta. C'è la Terrempesta, Swampert non è boderato dalla Terrempesta. È 2 contro 2, è ancora perfettamente sì, fattibile. Sì. Allora, vediamo. Allora, lui è terra-ghiaccio, io proverei a fare... Swampert che mosse aveva? Geloraggio, cascata... No, Swampert ha gelo pugno, cascata, terremoto, protezione, fisico. Ok. Tu qua avresti incrocolpo super efficace su Mamoswine. Su Mamoswine, e volendo sì. Anche cascata super efficace su Mamoswine di Swampert. Devo vedere un attimo quale non mi puoi usare fare. Terremoto, perché altrimenti ti scopi Electivire da solo. Chiaro, lo so. E gelo pugno non conviene. Però a cascata la puoi tirare anche su Froslass, cioè gli faresti un gran danno se non addirittura trombato da un colpo. No, chiaro. Era solo da decidere quale su quale. Vabbè, a sto punto farei incrocolpo, dato che abbiamo avuto fortuna. Sì. Su Mastime. Anzi, fallo su Froslass, sì! No, fallo su...
ballo su Memos Wine. Sì. Ti direi sì, a sto punto proviamo la cascata su Frozlass. Tanto male che va, a vita gialla ci dovrebbe andare. Tu hai addirittura detto che forse lo tiriamo sì, giù. Questa su Memos Wine è una kill. Brutto no, colpo dico, useless, era una su kill. Frozlass. Vuoi sciungare? Stai per vediamo. Sciungare? Vediamo se è vero. La beh, prima sciungata di Dlarz all'azienda lotta. No, no, no! No! Va bene, va bene, va bene, va bene. Calma, calma, calma. 2 contro 1, c'è la terra tempesta. La puoi gestire. Qua io posso tranquillo. Permettermi di suggerire tuono pugno sì, cascata. Fai tuono pugno, fai le mosse quelle 100% accuracy ormai. Vai, vai. Guarda come ci prova. Sta per arrivare. Da solo. Sta per arrivare. Sì! Dichiarazioni post prima partita vinta da Mr. Carafa. Sì, la mia dichiarazione è: mi dispiace ragazza, ma le infradito rimangono su durante il sesso azienda. Il sesso aziendale. Il sesso aziendale. Le infradito rimangono su tutto l'anno, anche con meno 10. Va bene, allora, adesso il prossimo avversario parte con Weavile e Rapidash. Ok. Perché siamo a lotta 1, adesso c'è da fare lotta 2. Ghiaccio buio, fuoco, erba. Roserade è solo erba. Erba veleno. Ah, davvero? Sì, sì. Oh, ok. Vai, vai. Ok, Weavile, Rapidash e Roserade. La cosa che puoi fare tu è cambiare un Pokémon tra quelli che avevi adesso questo con lo uno so, dell'avversario. Questo lo so perché avevo visto un po' delle tue live, questo particolare ecco. Me lo ricordavo. Quindi proviamo a vedere intanto cosa ci abbiamo tra gli altri. Cioè, tra i tre che abbiamo buttato giù possiamo sceglierne sì, un altro. Conta che sono Rapidash, Weavile, gli avversari, quelli in lead. Rapidash, Weavile... E contro quindi, avevamo Tyranitar, avevamo Tyranitar, chi cazzo era? Frozlass. E Memoswine. E Memoswine. Beh, Frozlass e Memoswine direi non ci servono. Forse... No, aspetta, qui ci abbiamo. Ok, Rapidash lo possiamo buttare giù tranquillamente. Tanto Rapidash che cacchio impara di mosse particolari? Rimbalzo? Rapidash dovrebbe avere... Fuoco sì, bomba. Sì, c'ha quelle mosse lì. Set. Alla fine Rapidash è pure abbastanza sfigato come Pokémon. Sì, dovrebbe essere fuoco bomba solo a raggio giorno di sole, credo, questo set. È l'ultima mossa sì. Useless, credo. Sì, sì, non ha molta varietà. Beh, Roserade ce lo possiamo scopicchiare. Nel senso... Crobat ce l'ha una mossa volante, sì? In che senso? Sì, sì, sì. No, no, nel senso spaziamo. Io proseguirei con questa lead a sto punto. Roserade, okay. Rapidash e Weavile. Sì. Cioè, in realtà è Weavile, Rapidash e dietro. Forse dobbiamo stare attenti a Crobat, lo farei partire per terzo. Non possiamo riarrangiare l'ordine. Ah, allora no, dobbiamo cambiarlo uno, secondo me. Cioè, Crobat... No, però si attacca per primo... Sì, dovrebbe essere più veloce anche di Weavile. Infatti. Sono abbastanza sicuro che sia più veloce anche di Weavile. Però Electivire no, perché tu avresti incrocolpo super efficace per 4 su Weavile, però Electivire è più lento. Chiaro. Va bene, proseguiamo con sta lead, dai. Ok. Facciamolo. Aspetta un attimo, per favore. I venti, li sento. Ecco. Li ha sentiti, Fra, Occhio. Scusa arbitro, ma perché proprio io contro il caso umano? Non ho capito. allora. Incrocolpo su Weavile, tanto lui attaccherà, secondo me andrà su Crobat, ma Crobat noi agiamo prima. Esatto. Proviamo... oddio, aspetta. Proviamo a ipnotizzare Weavile. Va bene, proviamoci. Okay. 60% di precisione, e invece... Però aspetta, ha attaccato Electivire. Va bene. Crit. Però... No, senza crit. Zio opera, che sberla. C'ha la bacca, scusami. Non me lo ricordavo, scusami. Colpa mia. Va bene. Vabbè, va giù lo stesso, Va giù lo stesso. 4 per. Vai. Rapidash usa riposo. Sarai contento. Grande Rapidash, top.
Allora, let's see. Io proverei a fare stridio su Crobat. Giustamente. Troppo veloce. No, aspetta, quello abbassava la difesa. Sì, la difesa di due livelli. Ma sì, facciamo... Aspetta, che mosse Acrobat? Fammi controllare un secondo. La mia più grande pecca in sta roba sarà la memoria, ragazzi. Che io mi dimentico. Aerosalto, veleno croce, okay. Crespolo, ipnosi. Ok. Facciamo incrocolpo su Rapidash. Ah no, però lui è più veloce. No, vabbè, ma tanto sti cazzi a sto punto. Cioè, sono entrambi più veloci di Electivire. No, solo Rapidash. Rapidash è più veloce di Electivire. Potrebbe. Oh, è un cazzo di cavallo, madonna. Se non è così, allora vuol dire che hanno sbagliato loro, non io. Okay? Non mi ricordo. Perché Electivire è usato in velocità, Rapidash non me lo ricordo questo set. Va bene. Facciamo incrocolpo su Rapidash. Sì. E aeroassalto su Roserade. Ok. Vabbè. C'è la bacca pure questo. Va bene. Dov'è che era assalto? Ok, ci sta, incrocolpo. Ah, ok, più veloce di Rapidash, mamma mia. Mi fa piacere che Pokémon abbia un suo pensiero su quale animale è più veloce di quale. Fangosberla, ciao Electivire. Sì, vabbè, intanto l'hai crittato. Ok, ora che è morto Electivire posso dirti una cosa. Dimmi. Perché incrocolpo? Che tuono pugno è stab... ed è 75 base power più lo stab. Ah, cavolo, non ci ho pensato. Diventava più forte di incrocolpo. Oddio, Sandro, chi è che è entrato? Perché io sono un tipo distratto. Io le cose me le dimentico. Quindi vai, prego, vai. Ma è entrato Poketonks. Sì, ma non stai nella stanza streaming. Io penso... Vabbè, ciao. No, ma chi se ne frega? Ciao, Tonks, non fa niente. Tonks, pensavo in chat, poi me lo sono sentito qui. Ciao, Tonks. No, il punto è che... Allora... lo spiego alla gente. Esiste una stanza streaming. Io di solito io non entro nella stanza streaming quando qualcuno streama, proprio perché non disturbare. Però a quanto pare Ma non fa niente. Ci siamo dimenticati, ma chi se ne frega. Cioè, non è che sei entrato e hai non sarebbe stato comunque da Poketon urlare cose bannabili entrando, però. Me lo immagino. L'altra volta ho fatto un motivetto con Resta, quindi... No, Rhyperior e Gallade. Non me lo ricordo, però... Bene, benissimo. Madonna, sì. Il famoso motivetto di Poketonks su Andrea Restaini, che non ripeterò, però... Ok, perfetto. Il leggendario motivetto di Poketonks. Sai che non mi parte Twitch? Perché? Comunque, non mi fa dire live. Dani in chat scrivono: Madlarz, sei idiota, avevi visto prima che Rapidash era più lento. Scusami bro, se ho una vita e queste cose non me le posso tenere tutte in testa. Aspetta, forse devo cambiare, ecco, se metto così. Possiamo tornare alle cose importanti? È vero. Oh, Tom, se rimani a 3, sto punto. Azienda lotta con Dart. No, vabbè, se volete me ne vado, non è nessun problema. No, stai. Chi se ne frega? Voglio che rimani, Tonks. Ok. Allora, Hypno, Rhyperior e Gallade. Rhyperior era... Terra roccia, ok. Sì, sì. Hypno psicopuro, Gallade psicolotta. Sì, è Hypno psico e basta, va bene. Vediamo un attimo. Devo andare a spengere i riscaldamenti. Tu intanto pensa se vuoi sostituire qualcuno. Loro avevano... Sì. Weavile, Rapidash e Roserade. Ah, ma sta giocando Dani tecnicamente. Sì, cioè lui preme solo i tasti. Nice. Ma c'eri pure tu quella sera che è nata tutta su Discord. Cioè gli ho detto: metti l'azienda lotta che voglio provare a farla io, che non l'ho mai fatta. Cioè da te, tu azioni e io ti dico. E poi ho detto: vabbè, facciamo nel live. Ci sta. Allora, Dani, mi dai un'opinione onesta sulla mia maglietta? Non la vuoi onesta, fidati. Non la vuoi onesta. Tra l'altro, vi ricordo che potete comprarla su Pampling con il codice sconto AXO24 se anche voi amate non fare sesso. Non volevo dirlo, però sì. Allora, torniamo a noi. Mi sono dimenticato che Pokémon aveva lui. Gallade. Lui c'ha... No, aspetta.
Tanto io faccio una storia. Questo era l'avversario prima, quello nuovo. Ah, ok, avrà... sì, Hypno Gallade Reperior. Sì. Allora. Allora, Gallade si può buttare giù con una mossa... Ragazzi, siamo a lotta 3. Di Crobot. Il signor Daniel si sta comportando molto bene. Entrate, siamo in live. C'è anche Tonks in chiamata a sorpresa, quindi direi che è un'azienda che non dovete perdervi. Si Jung! Io appena sono ripreso da una telecamera. Flexo il mio bicipite tutto grassoccio. Allora. Senti il Siung in lontananza. Siung! Cambierei Electivire, sì, con Weavile. Ok, va bene, lead molto veloce. Tu perché perfetto, noi... andiamo. Di vetro, specifichiamo, gente. Eccoli. Pressione, va bene. Allora, lotta, vai. Farei notte spersa, tranquillissima. A meno che, aspetta, magari... Resta. Quanto mi tenta a iniziare con Bruno? Dai, sei un fallito! Resta! No, no, no! Cosa ha detto? Ha detto Dani sei un fallito. Oh, oddio. Sì. Ah, pensavo che avessi detto la resta parola. No, 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 no. Farabutto non l'ha detto. Okay. Esatto, esatto, farabutto. Bene. Allora, no. No, 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 bruciapelo all'inizio delle lotte lo fanno solo i poketubers, quelli skillati, senza vita sociale. Io faccio notte sferza. Sì, vabbè, su Hypno. Però scusami, potevi anche dirlo più gentilmente a Matteo Agostini questa cosa. Ma no. Io non intendevo Matteo Agostini, intendevo altra gente, tipo Axo 24. Ah, ok, chiaro allora. Quindi cosa vai, faccio? Notte sferza su Hypno. Sì, notte sferza. Però anche che non lotto in doppio, io non avrei portato Weavile, però vabbè. E? Tonks? Tonks è, oh, la, ma è c'è la tua azienda lotta, forse? No, infatti... ok, sì, chiaro. Sono un imposter. E poi voglio che... No, aspetta, ma Weavile ha preso la lead, cavolo. No. Ragazzi, io devo andare che c'ho un impegno. Ci vediamo alla prossima live. Cosa si potrebbe? Beh, prova a fare a sto punto. Fai un'ipnosi sul Rhyperior. Sì, no? Sì, anche secondo me è una roba. Oh, vedi che prima o poi entra. Due missate, cazzo, dove entra prima o poi? Notte sfrezza. Questa è una kill. E direi che sei messo benissimo adesso in questa lotta 3. Ma Valeri gli devasta il culo. Non se sono in questa posizione fino alla fine. Vero. Vabbè, ma guarda che in realtà sei messo, Dani, sei messo se alzassi Dio, quelle due dita sotto gli occhi sarebbe meglio. Ma intendi tipo... Così. Esatto, esatto. Guarda che sei messo di Cristo, eh? Sì. Aspetta, non mi mettere pressione, capito? Guarda che se fai la mossa sbagliata, cioè veramente hai fatto una... È vinta questa lotta. Non puoi mi fare... pressione! Puoi fare solo una scelta giusta, mi raccomando, pensaci bene. Allora... Gelo pugno su Rhyperior. Sì. E aeroassalto su Gallade. Ok, sì, bravo. Sì, era la mossa giusta. Non capisco se sei ironico. No, è davvero la mossa giusta. Doppia kill. No, scherzo, in realtà. Che culo. In realtà non prendi la kill su Rhyperior, ma tanto sta dormendo il coglione, quindi. Però si può svegliare. Poi siamo in 3 contro 1. Oh no. Appunto, si può svegliare. Oh, vabbè, ti fa un favore, ti fa un favore. Ma no! È Saverio contro Valerio per le vecchie regole. Ma non è passato. Giusto così. Cascata! E ipnosi. Sì, a sto punto. Secondo me non itta. E invece itta, attenzione. Oh, che non ha ittato prima un botto di volte. Dai, dai. Alla casa. Io inizio già a mettere scaramanticamente lotta 4 per CT Daniel, eccoci qua. Ciungopoli? Lascio qualche secondo ai viewers per scrinnarmi nella mia posa leggendaria. Aspetta che ti... Aspetta. Vai, scrinnati. Se vuoi la faccio vedere la tua posa leggendaria, Dani. Foto dei leoni che stanno arrivando. Quest'uomo ha 40 anni, ragazzi. Quest'uomo ha 40 anni. Ecco, perfetto, grazie.
Tonks, come commenti questa foto di Dani? Il mio ego è stato abbondantemente saziato. C'è una parola che vorrei dire, però mi sa che non la posso dire perché termina condizioni. Ciao, volevo comprare un Nintendo Switch versione 2. Funziona tutto perfettamente, solo che ha 200 ore di gioco. Sono tante oppure no? No, sono pochissime. No, 200 ore di gioco. No, non è nulla. Cioè, 200 ore di gioco sono un gioco giocato tanto. Sì. Licky Licky, Drapion e Blaziken. Ok, allora Licky Licky è normale, Drapion è no, con le ottero buio. No, no, c'eri quasi. No, no, no. Veleno con le ottero. Veleno no. Con le ottero. Veleno buio. No, no, è veleno buio. Ah. Veleno buio? Ah. Sì. Sì, allora è stranissimo perché che cazzo ce la fare ottero. Aaron il Super 4 allora? È quello che ho detto anch'io. Perché ti spiego, Scorupi inizia con le ottero veleno, poi diventa però veleno buio. Scorupski. Ma secondo me la mia versione è che sono tutti stupidi tranne me. Adesso giochiamo. Ok, giochiamo, va bene, subito. Quindi Drapion e Blaziken, ok. Vorrei ricordare che in Diamante e Perla Vulcano non ha Pokémon Fuoco se non uno, eh. Questa è la nostra lead, eh? Non volevo farlo, allora, sono costretto a spammare questa inizio. Oddio, tra quelli di prima. Chi c'era tra quelli di prima? Nessuno. Non mi ricordo, io sto giocando sopra pensiero. Hypno, Rhyperior, Gallade. Bravo, Tonks. E noi mi affrontiamo Licky. Bravo, Pirana! Una sottolineatura ancestrale. Licky, Drapion. Eccomi, signora, ci sono quattro. Forza Napoli. Forza Napoli. Banana, Forza Napoli. Siung! Oi vita! No. Oi vita mia! Oi gar! Potete smettere di distrarre il mio pupillo? Ah. Allora, Licky Licky... Il fatto è che Licky Licky ci avrà una sbordata di HP. Già. E quindi ci serve qualcosa per tirarlo giù. Beh, ma non dico, forse è meglio andare di stabo o prendere un Pokémon che abbia una mossa lotta e fare proprio il compitino scolastico. Non so, perché di là c'è la Gallade. È la tua azienda. Però io non mi ricordo il terzo Pokémon che ci abbiamo contro. Mi ricordo Drapion, Licky Licky. Non mi ricordo. Chi cazzo era il terzo? Blaziken. Ah, ok. Cavolo. Sì. Cavolo. Scambia Weavile con Gallade. Leo, raggiungici anche tu. Sì. Ah, è vero, non si possono vedere le mosse del Pokémon che scambia. No, quando fai lo scambio. Però Blaziken era l'ultimo, se non ricordo male. Sì, sì. Sì, Blaziken è l'ultimo. Però tu sei un Gallade, quindi. Vabbè. Ah, è vero, ragazzi, mi sono dimenticato di dire che adesso ce ne sono solo due per ora perché l'ho guardato poco prima della stream, ma adesso ci saranno 5 emote per i follower, cioè quindi che potete usare sul canale anche se non siete abbonati, e poi ovviamente ci sono le 16 più le 5 animate degli abbonati. Per adesso ho messo soltanto bet e cassa per i follower, ma ne metterò altre 3, quindi godopoli. Dov'è il bet? Meanwhile, Dlars questioning about tortellini, magari... Tortellini. Allora, farei subito un bel breccia su Licky Licky. No, aspetta. Però Licky Licky lo terrei un po' di più in campo, dando la priorità a Drapion, sempre con breccia. Sì, perché tanto Licky Licky, cioè, che farà? Si curerà? Setterà qualcosa? Sì. Ok, e a sto punto proverei a fare... magari non lo facciamo muovere, proviamo a fare un... Anzi no, io lo lascerei... No, niente. Ipnosi su Licky Licky. Ed entra! Terza ipnosi entrata. Alla bacca. Non più. Ah, proprio l'accesto. Che sfiga. Oh, Drondata fallito, dai, ti è andata bene. Cosa farà mai Licky Licky? Aspettate un secondo che non vedo più niente. Hai visto che ha mostrato solo Licky Licky almeno? Collanz ha riscattato il verso di Delphox, che è uno di quelli che va per la maggiore, anche se di solito facevo Bryxen. Vabbè. Vai.
Aspetta un attimo, Axo, perché... Aspetta, sì, sì, tranquillo, guardare. Aspetta. Io intanto vado ad armarmi, okay, per fare il nuovo streaming. Tu pensaci, sì, sì. Allora, dovremmo arrivati... Vabbè, fai lotta. Aspetta, ti ricordi cosa è stato Lichilichi? No, non ho visto, perché mi ha fatto un frezzino. Ok, ha dovuto chiudere la stream e riaprire. Ha usato Panciamburo, mi raccomando. Vogliate perdonarmi mentre eseguo il verso di Delphox? Va bene, lo cerchiamo di addormentare di nuovo. Prego, allora fai lotta. Stavolta però, no, anzi, diamo priorità a Lichilichi se ha fatto Panciamburo. Maxo, cosa diamo? Maxo non c'è neanche. Ma cosa... Hanno riscattato il verso di Delphox e quindi ha fatto proprio Delphox. Che cazzo? Dicevamo. Diamo priorità a Lichilichi, che mi sono perso che ha fatto Panciamburo. Quindi fai una bella mossa lotta su Lichilichi, breccia, sì. E poi proverei a fare un aereo assalto su Drapion. Ok. Oh no. Vabbè, tanto non è stab. T'ha crittato? No. No. No, ha fatto un bel dannone. Ok. Ah! Attenzione, perché... il pazzo. Ora fai lotta. Sì. Usiamo una bella cozzata zen su Blaziken. Bravo, sì. E un aero assalto. No, però aero assalto, madonna. Ma quel Drapion non è mai in range. Vabbè, continuiamolo a colpire. Aero assalto. Sì, sì. Beh, magari ti dice bene critti. No. Contropiede non ti fa niente perché è full vita. Attenzione all'acupressione. Difesa, vabbè, speciale, fisica, va bene. È fisica cozzata? Bene. Sì. Vabbè, che tanto Gallade non avrebbe senso mettergli una mossa psico. Si umata speciale. E adesso 2 contro 1, Dani, vabbè, mi permette di chiudere rapidamente la lotta. Attenzione! Si chiama Shamisen. Attenzione, perché... lotta 5. Di nuovo, Hypno, Toxicroak, Grumble, quindi psico, lotta... veleno era, sì, Toxicroak, sì, sì, e sì, l'altro chi era? Grumble, quindi normale per adesso in questa generazione, vero. Fortunatamente normale. Allora, direi di tenere Gallade e Hypno ce l'ha di nuovo, quindi teniamoci, no aspetta, quello era... prima ce l'avevamo, allora erano Hypno, Toxicroak, sì, che va bene. Che io non mi ricordo una cosa. Sì. Dimmi, io la ti relazione posso dire, tra il tipo psico e il tipo veleno. Psico è super efficace su veleno. E quindi anche su lotte, okay. Quindi Toxicroak è debole, 4 per alle mosse. Infatti, non mi ricordo chi era super efficace su chi. Sì, sì, sì. E ok, quindi Toxicroak. Oh, bella Nib, benvenuto. È un mio amico che si è abbonato adesso, per questo l'ho salutato così. Sì. Benvenuto, grazie mille. Bella. Ottime palle. Sì, 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 perfino. Sì, 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 sì. Clamorose. L'unica cosa, non mi ricordo chi era l'ultimo. Erano Grumble, Toxicroak. Non ricordo neanche io adesso. Pure io me lo sono scordato. Chi cazzo era, raga, l'ultimo? Qualcuno se lo ricorda, gente. Ma dalla chat io ho dato l'imperativo di trollare, quindi non ce lo diranno mai, giusto? Però aspetta. Ah, sì, è Grumble, ecco. Ah, Grumble. Sì. No, Grumble l'avevo già detto. Ah no, Grumble, Toxicroak, Grumble per ultimo. Sì. Te me lo sono ricordato, non grazie alla chat. Si può dire il soprannome di Toxicroak? No, vero? Toxicroak? Sì, è Toxicroak, sì, sì. Una volta non si poteva. Sì, poi ho capito che la gente dice cocaina su per il naso senza problemi, e quindi ho iniziato a dire anch'io Toxicroak, cioè figa. E che cazzo, sono l'ultimo dei coglioni che non può dire le cose. La gente, guarda, la chat mi ha ripreso perché non sto trollando. Ok, la prossima volta trollerò Dani. Ah. Vai, continuiamo con sta. Continuiamo? Ok, let's go. Greymon. Vabbè, quindi sesso massimo su Toxicroak. Allora, Toxicroak gli fai cozzata zen. Sì. E poi farei... Se lo fai è iperironico, sappi. No, scusami, non posso... No, Tom, se non farò veleno croce su Hypno. No!
Non intendevi quello? No. Ma poi veleno croce su Hypno sarebbe se vuoi attaccare la mossa migliore che puoi fare. No, chiaro. Chi è? Leo. Uè, ma siamo tutti qua. It all come together. Benvenuti all'episodio pilota di Bollito Misto. Bollito Misto, ragazzi. Fai aerosalt. No, fai veleno croce su Hypno. Sì, Alejandro Gomez. Crit. No. Gallene è così poco resistente. Oh, no, ma no! Va bene così. Ah! Meno male. Oh. Nice. Burs. Il veleno effetto su Gallade. Dani, che Pokémon mandi in campo adesso? Non lo so perché aspettavo così tanto. Io ero lì e dicevo, beh, muoviti. Certo, ragazzi. Il corpo di polizia cattivo del regime tedesco negli anni 40 era molto cattivo. Ma quanto sono cattive le SSS? Sbung, sbung, sbung. Cazzo, che cazzo. Qualche giorno vi farete venire proprio un mal di testa così forte per le vostre. No, qualche giorno Ronaldo ti fa causa. Dani, perché vai. Hai copiato il Siung. Ma al massimo mi fa causa. Aspetta. Blur, mi dispiace, cioè il Siung è nato per caso. Cosa? Urlo del Newis. Io proverei a fare terremoto, tanto Crobat sì. Non se lo becca. Sì, sì, è molto sensato. E poi farei un veleno croce su Hypno sempre. Potevi farlo forza. Su Sgram. Male che va. Cospigui no, Maroni. Per forza, perché deve buttarlo giù per forza. Se no, psicotaglio ti butta giù. Va bene. Fai una protezione, per favore. No, lo scan. Smort. Va di ritorno. Fagli cascata. Sì, no. Magari t'intendo. No, aspetta, lui è pure terra. Terremoto è più forte. Sì. Però no, aspetta, lo tendo doppio. Grazie, resta palle succhiate. Grazie mille. No, ma guarda chi è data. Lo sai a chi è andata la sub, Dani? A chi è andata? È andata a Seso con Ninkada. No. Tanti auguri. Di Napoli. Bene, no, mancano 4 sub. No, è la musica. Per ripagarmi Stefano Caga. Io te l'ho fatto l'altro giorno la sub col Prime. Che goduri, Benvenuti in questo nuovo episodio di Sesso con Ninkada. Sì. Oh, lotta 6, per il CT. Cioè. Beh, sì. Vai. Septile Dewgong Electivire. Ok. Sceptile, Dugongo, Electivire. Allora, Electivire, qua, intanto allora, ci teniamo in Swampert tantissimo. Qua andiamo con discreta ciabattitudine, secondo me. Sceptile ce lo cilliamo tranquillamente con Crobat. Dugong però potrebbe essere dannoso per Crobat con un gelo raggio. Allo stesso tempo Gallade lo tira giù. Sì, proseguiamo con sta lead, va. Fai il verso di Dlarz che... Non posso leggere questa cosa. No, non lo puoi leggere, Togs. No, è terminato all'inferno. No, non posso. No, cioè. Poi glielo clippano e gli rovinano. ma è mente quando succedono queste cose che poi uno viene rovinato per sempre. Madonna. Ma senti, allora, ognuno pensi ai fatti suoi, testa di cazzo. Allora, breccia su Dugong. No? Sì? Sì. Aspetta, Dugong di che tipo è? Ghiaccio acqua, è super efficace. Ah, ok, è ghiaccio, perfetto, allora sì. Ma porco Dio, ma fai veleno croce, no? No, infatti, scusa. Infatti ho detto aerosalto e poi ho detto subito no, se mi fai parlare. Scusa, ma scusami, lo dicevo così per lì, vado a prendere un bicchiere d'acqua, intanto voi sbunga. Vai, intanto io sbungo verso la lotta 7. Dani, di questo ti volevo parlare. Non so se lo sai, però per andare avanti oltre la lotta 7 serve le tue coordinate bancarie in generale. Sì, no, e devi sconfiggere il possessore del numero 7.
Per andare oltre la lotta 7 devo dirvi tre numeri dietro la mia carta di credito. Certo. Sì, possibilmente anche sì. La data di scadenza, grazie. Sì, sì, muoveli. E devi anche sconfiggere Cristiano Ronaldo in una lotta. Li scrivo qua in chat della live direttamente. Ah sì, a lotta 7, te l'ho detto, c'è Cristiano Ronaldo, il boss dell'azienda. Sì. Ma qualcuno ha detto serve il Green Pass per la lotta 8. Sì, sì, vabbè, sì. Qui fai. Dai, seriamente. Cioè, che c'è? No, dico, ce devi pensare, cioè, dai. Ah no, dico, fai cozzata Zen e attaccalo pure con l'altro, cioè, semplicemente. Cioè, è rimasto un Pokémon. Sì, 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 vabbè, poi l'altro dietro c'è Swampert, cioè, vabbè, sesso. Sì, 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 perfetto. Sempre 3 contro 1. Vai, vai. Cazzo. Wailord, Starmie, Exeggutor. Quindi acqua, psico e erba... Exeggutor, cos'è? Erba? Leo. Erba psico. Erba psico. Dimmi. Io a questo punto leggerei alcuni nomi dei nostri animali su Minecraft. Cavolo. Dinnerbone. Non credo sia una buona idea. Pisellone. Addio, forse cambierei Gallade. Con chi però? Con uno dei tre che avevamo prima, non mi ricordo chi erano. Erano... Electivire, Sceptile, Dugongo. E sì. Il pene. Sì, proverei per il gruppo a prendere... Telegram Seso con Ninkada devi fare punto esclamativo Telegram e punto scambia esclamativo Gallade Discord. Con Electivire. Scambia Gallade con Electivire, ok. Dani, ma te sai delle emote che ha creato Mad? No. Guarda la chat. Qual è? Quella di... Quella che ha mandato Rest. Si possono mettere? Mad Poppe gigante, intendo delle colossali. Sì, cioè, ma tu hai capito che Twitch gli ha accettato sta roba? Non so in che modo, sinceramente. Anche perché poi c'è, è proprio fuori legge lui. Sì, Io mi preoccupavo che non mi accettassero Scorra e lui ha messo Poppe giganti. Che cazzo parliamo? Ma perché lui può. Lui ha delle quote con Twitch, societarie, azionarie. Prese con i 49 milioni rubati allo Stato italiano. Esatto. Chiaro. È ancora ricercato la Nintendo. Fammi vedere un attimo, aspetta. No, ok. fai tuono pugno su Starmie. E... Ma sì, fai avere una croce su Wailord. Ma voi lo sapete, vero, che... Aspettate, ci sposto tutti nel canale, sto streamando, perché... Se no, se ci vedono in 5, arriva uno, fa... Oh, bella! Inserisci parola bannata. No, no, no! Sì, vai, vai. Ok. Adesso... È quello che ti ho detto che dovevi fare prima che entrassi io, in effetti. Ma l'avevamo detto pure prima di iniziare la live, mo ci spostiamo e poi non ci siamo spostati. E infatti sono entrato io. È un po' come quando Axo dice sì sì mo lo scrivo mo il pagellone del fantacalcio. Maledetto. Ouch. Tuono. Ma com'è che non abbiamo Perché ma sei Starmie, Starmie è più veloce di Electivire. No abbiamo sì di Electivire sì. Starmie è velocissimo. Botto. Ok. Usato riposo. No! Ma c'è Ma c'è Teoluzzi in chat. Sì, che aveva davvero letteralmente pensato di entrare e insultare in chat. Dani, occhio. Occhio, sì. Piloso. Ho pensato di farlo ora. Perfetto, grande Teoluzzi. Allora, a me sarebbe piaciuta questa incursione. Sì, anche a me, no? Anche a me. Rispondo allora, brevemente ad Ale Guerra. Dani, e gli dico che sì, Freik ha appena perso la lead del fantacalcio. Proprio ma chi questa cazzo giornata. È primo? Benny. Io. Il Benny, ok. Allora. No, aspetta, non ha senso. Ero io secondo. Nickname potenzialmente bannabile di Benny, che quindi trasformeremo in esatto. Benny no, Termone. No, no, no. Esatto. Guarda che non è bannabile, io sono discriminabile, non so se lo sai. Benny Termone. Ok. Benny Termone. Hai la decisione? No. Sì, sì. Tuono pugno su Wailord. Guarda le mosse lì. Sì, stati calmo. Dani, dai! Sì, vabbè, fai Non pugno mettergli fretta. Faggelo pugno su Exeggutor. Benny Seso con Ninkada eseguito e lui ha missato, cosa, si gode. Cosa ha missato? Cosa non missato? Lo so, non mangia me ne frega sugni. Francamente. Mangia sugni. Rifai la stessa cosa. Ragazzi, ho detto bra bra bra? No, ha detto bu bu bu, ok, sì, mi ricordo. Come sfera, capito? Bu bu bu! No, no!
Ma che cazzo? Scusami, cazzo, scusami, scusa. Ma che cazzo stai a dire? Tra l'altro resta Leo, io ho cambiato tipo nome e logo della squadra del fantacalcio. No! Ho cambiato proprio proprietà. Davvero? E quando lo dici? Nemmeno l'hai annunciato. Fare il ufficiale. Esatto. Ma l'ho fatto prima, l'avevo detto solo Axo perché l'ho fatto letteralmente 30 minuti prima che iniziassimo allora, la live. E allora stasera ci divertiamo. Vediamo. Ci divertiamo un botto. Oh, c'è no! Il cellone della giornata 9, Fra. Ma hai vinto la 7, sì, Fra. Sì, hai fatto, l'ha proprio fatto, Fra. Ma cos'è questo nome? Ma ti piace? Spiegacelo. Ho cioè, descrivilo proprio in live. Leo che era andato con Yu-Gi-Oh! Usando il Mambo e io ho usato Reo Jama. Ho già ammazzato. Ragazzi, potrei fare ma per noi il Mambo Cosmo è qualcos'altro, però, Dani. Lo so, ma però... Appello ha steso prendere... con Ninkada. Steso con Ninkada, perché hai detto di entrare su Telegram e non stai entrando? Io ho letteralmente il messaggio di benvenuto caricato. Ho guardato il Teo. Oh, però Teo Luzzi, non scrivere ste cose, non mi è piaciuto quella parte che hai scritto. I gonzi bilanini. Allora, Teo Luzzi, lei già ha pareggiato con me due volte. Ma sta flexando. A tirare fuori l'artiglieria sì, pesante. Sì, la i suoi muscoli. Le pone così, con la maglia di Charmander. Esatto, guarda. Ora si quando canottiera. Hai finito con quella maglia da 14enne, possiamo proseguire? A posto. Me lo devo far sempre tornare... coi piedi a terra, vai. Premi. Se ne è andato via. Ma sta cambiando maglietta, ecco perché. No, mo esci su Discord la notte. E poi io non lo vedo quando lui c'è. Hai già vinto il fantacalcio, è tuo. Guarda, Ale Guerra, io ho fatto tanti di quei pareggi che a quest'ora dovrei essere minimo terzo. Quante ne prende il Milan dopo? Forza Inter. Va bene, il signor Job. Andiamo avanti. Risponderò con cortesia perché non ha senso prendersela con i minorenni. Sì, esatto, ban. E poi tutti i tifosi dell'Inter sono minorenni. Quelli del Milan hanno tutti 50 anni, nascono già così. È vero. Manetric e Lanturn, doppio tipo elettro nella lead. Dani, da adesso mi raccomando, hai solo due Pokémon rivelati e non tre. Solo... Ah, è vero, da qui te ne rivelano di meno? Sì, Manetric e Lanturn. Ah, è sconfitto okay, Ronaldo, bravo! Elettro e Acqua Elettro. Ah, noi dobbiamo riscegliere da capo. Sì, sei Pokémon, sì. Ottimo. Manetric e Lanturn, ok, vediamo chi ci abbiamo. Ok, Tangrowth, l'ho visto, Leafeon, Flygon, Empoleon e Ludicolo. Vabbè, Flygon è terra, quindi praticamente non mi toccano. Giusto Lanturn con l'acqua mi o con geloraggio oh shit è vero però vabbè. Quando tipo Milan ha le palle rugose vediamo tutte le mosse. Ah ma c'ha Abisso come mossa tenda. Ah, che merda perché è il set merdoso. Oh vediamo una, fammi vedere Politoed e Ludicolo che sono gli unici che non ho visto un attimo. Sub, Breccia, Ipnosi, Ultimo Canto. Una merda. Ludicolo? Parassiseme, Tossina, doppio team. Madonna, questo è giusto per rompere le palle. Non attacca porto. Questo. Va bene, direi di fare. Sei stato sfortunato, sono quasi tutti merda fumante. Io farei, non in questo ordine, però io andrei con Tangrowth, Flygon e Empoleon, però non so in che ordine. In questo, farei... Fra, c'hai davanti due elettro, cosa metti Empoleon in lead? Ah no, chiaro, sì, no, ci stavo un attimo giusto riflettendo sui Pokémon da prendere. Sì, secondo me ti conviene fare così, sì, è la roba che ha... Cioè, se vuoi questa è la roba più sensata, credo. Sì, ma okay. Ho 20 anni, non è vero, i tifosi dell'Inter hanno tutti 16-17, quelli del Milan tutti 55-62, io pure hanno ne ho 56. Tutte e sette le Champions, tutte e sette l'avete visto. I tifosi del Milan nascono già vecchi. Dani, ricordati che in questa gen Manectric non impara lanciafiamme, però impara un'altra mossa, forte. Vampata, giusto? Però non credo sia il set. Appunto, no, non credo sia il set. Sì, che gen Smeraldo poteva tipo impararla quando la ottenevi. Sì. Vampata sì, ma non lanciafiamme, fortuna. No, chiaro. Vabbè, sì, ma Tangrowth, guarda, non so quanto sarà utile alla causa, se riesce a fare qualcosina, buono. Però perché Abisso, madonna? Vabbè, 30%. Ma chi è l'arbitro? 100%, vai. No, l'arbitro dai, non dovrò mica tirare Abisso. No, non lo tireremo mai. Scordatevelo anche voi in chat. Proprio zero. O forse, no.
Allora, non facciamo troppo aggressivamente ad alle guerre. Che mosse ha? Fammi vedere un attimo Tangrot, scusa. Cosa? Dani, ah, che mosse ha? Fammi vedere le mosse di Tangrot. Per capire. No, figa, madosca. Ok, la, rimani su sto menu così vedo pure di nuovo dopo Flygon rapidamente. Allora, aspetta. Torna su. Ok, vabbè, lui può, volendo, tipo, settare, però non perderei troppo tempo a fare ste robe. Cioè, oddio, dipende. Ma magari un gigassorbimento si potrebbe tirare, eh? Forse si potrebbe tirare dopo se resiste, però se mi fa vampata me lo tira giù. Non ce l'ha vampata questo set, tranquillo. Allora, facciamo così. Fammi vedere Flygon. Ok, ce l'abbiamo già. Male con Flygon. Porca troia. Cioè seriamente ti conviene usare Abyss a sto punto? Perché non fai nulla a nessuno. Puoi usare fuoco pugno su Manectric, mi sa. Ma perché? Ma potevano almeno dargli, che cazzo ne so, fossa. Sì, o fai... Oh, scusate. L'ho letto anche. Mi è scappato da ridere, ma stavo facendo il discorso serio e leggo in chat Resta che scrive: signor Tonks, si tiri giù le braghe. Ammarrestà Pokédons. Non ci trovo niente da ridere, gente. Dicevo, no. Sì, va bene, adesso però calati i pantaloni. Axo, ti chiedo solo una cosa, for the content. Calarmi i pantaloni? No, lo spariamo abisso, ma for the content. Quindi devi esulare completamente il discorso. La tua decisione. Sarebbe il caso, sì, non sì, va bene. Sì, 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 sì. Lo stiamo facendo davvero... Aspetta, ma non avevo ancora detto che ero convinto al 100%. Ci avrei detto no, ho usato sub. Vabbè, attaccherà. Puoi usare Abisso, ma Electric solo riverraggio, vai. Vai, 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 proviamoci che magari entra. Fai gigas... Okay. No, sì, 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 perché lui usa sub e poi noi lo colpiamo. Sì, 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 vai, 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 vai. No! Ciao, Flygon. Gigassorbimento, ok. E ora entra Fanculeon. Allora, allora. Non lo so. Beh, dai, telefonato. Possiamo fare... Frana? Ma perché? Hai ragione, no. Dani. Dusty è messo male. Questa battaglia è messo male, male. Ma perché abbiamo... Perché siamo passati dal no, non userò mai Abisso ad usarlo tipo due volte? Perché è memoso. Sì, ho capito, ma stava andando bene. Vabbè. Facciamo Frana su tutte e due, è ad area Frana. Sì, ok, è giga su. Oh, ma guarda che palle risplendenti all'Anturn. Sì, sì, però sì, mi sa che ma cosa fa? E le costruisce palle lucenti. Guarda che predict. Ah, ma cosa? Oh mio Dio, perché assorbi Volt? Oh mio Dio, perché assorbi Volt? Scusate, ma porca madonna, ma che culo ha questo uomo? Cosa succede? Ti rendi conto di cosa hai fatto? Che ma che culo posso ha? Posso fare così? Sì, indossa ste ciabatte, che culo! Cosa cazzo sta accadendo? E pure buttano giù! Cioè, ti rendi conto di cosa... Lautaro Martinez! Ha praticamente vinto... Dani. Lautaro Martinez! Dani, ti rendi conto? Qualcuno deve clippare sta roba. Cioè, questa è l'intelligenza artificiale che ha predittato qualcosa. Ma ragazzi, io questa in 200 ore di azienda lotta non ho mai visto la CPU fare una stronzata del genere. Per chi non avesse capito cosa è successo, la CPU ha anticipato, perché la CPU citta, no? Ha anticipato il gigastorbimento sull'antro. Non dovrebbe poterlo fare. Non so perché lo abbia fatto. Quest'uomo ha un culo clamoroso. Ma non l'ha mai fatto con noi, cioè davvero. Vabbè, E poi vorrei precisare a Dani, che prima aveva detto di andare a lavorare perché c'era 200 ore. Guarda che prima che io, Rest e Axo ci mettessimo a giocare erano 52. Cioè pochi mesi fa, Allora, Golem e Gliscor. C'è già un anno, Leo. Vabbè, sì, relativamente. Golem era roccia terra. Roccia terra, sì, yep. E Gliscor è proprio un Pokétuber. Conosce tutti. Terra volante, sì. Sì, sì, mandala. Non dovrebbe bannarti se mandi la clip in chat, Thomas. Cioè, al massimo ti muta, ma ti smutiamo subito. La CPU impazzisce, vero? Mamma mia, cos'è stata sta cosa? Voglio vedere un attimo. Che bella clip. Va bene, vai. Golem e Gliscor. Allora, noi ci avevamo. E Empoleon non ce l'aveva la mossa ghiaccio?
Non mi ricordo, ma mi pare di no. Mi pare di no. No. Beh, possiamo provare a prendere. Non ce l'aveva un ghiaccio lui? C'aveva Lantern. Ma no, non ha mosso il ghiaccio. No, non ha mosso il ghiaccio mai nella no, vita. No, questo Lantern no. C'aveva un Hunchcrow che non è male, però. Eh sì, per Flygon non era roccia. Granché. No. Però contro roccia no, 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 no. Ah, no. No, sai che ti conviene restare Flygon? Non ha... No, non ha gelo pugno, lascia stare. No, 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 facciamo così. Sostituiamo Flygon. Per mettere chi? Vediamo. Chi c'era? Lantern, Manectric e Hunchcrow. Oddio, contro terra, roccia. C'è il... Ma al massimo Lantern. Ma Lantern è non ha levitazione. E, e Golem può tirare terremoto perché Gliscor è terra volante e quindi è immune. Cazzarola. Però Golem no, lo tieni, tieni giù Flygon. Con, Golem sì. E Flygon è l'unico che si può parare perché pure Empoleon se tipo si piglia il terremoto... Vabbè, per considera questo, puoi buttare giù Gliscor Golem in un solo colpo, quindi... Con Tangrowth lo scopi Golem. Sì, 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 no, quello sì. Allora, in facciamo game, quindi... No, no, nella vita reale, proprio nercona dentro Golem. No, non è il mio tipo, frate. Capito? Non è il mio tipo. Sì, o perché non usiamo tuono pugno su Gliscor? No, fai fuoco pugno. No, no, neanche. Che cazzo. Una mossa, no, beh, sto fai cacare, resta. Hai rassalto? Conviene fuoco pugno, eh? Perché sì. Potresti burnare? Sì, perché fuoco pugno è 75, mentre aero assalto è 60 e nessuna delle due è stab. Quindi fuoco pugno fa più danno. Avesse pure la... okay. Sì, si può burnare, sì, sì. Vabbè, e qua giga su Golem. Yikes. Ok. Nidoqueen. Quanti terra vorrei far notare, eh? Abisso, abisso, abisso. No, 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 no. Qua se posso intervenire io, doppio target su Gliscor. Fuoco pugno e gigassorbimento. Ma e forse lo si tira giù. I Pokémon che ruotano nell'azienda lotta sono sempre gli stessi con lo stesso moveset. Nel senso, questo Nidoking ha lo stesso moveset del Nidoking che potevamo scegliere prima. No, ci sono quattro set diversi e man mano che vai avanti nelle streak da 7 cambiano selezionando uno dei set più alti. Ah, ok, allora niente. Vabbè, facciamo fuoco pugno su Gliscor. Cazzo, Davide ha detto una verità assurda. No! Ma non è vero! Sì, fra, facci caso. Vabbè, ok. E io farei anche giga assorbimento su Gliscor, se no non lo tiriamo giù mai più. Tom, dacci un parere. Io letteralmente in questo istante è falsa come cosa. Ti stai grattando con la sinistra. Burnato, eh? Burnato e tirato giù. Perfetto. GG's. Ok, e adesso di nuovo rivolgiamo fuoco pugno. Tutto su Nidoking. Anzi, qua tiriamo il meme. Tanto dietro abbiamo Empoleon. Abisso e giga assorbimento che si tira. Giusto, si tira. Adesso... non ce l'ho... Non ce l'ho. No, spam abisso, vai. Deve colpire una volta, vai. Ecco, no, vabbè. Eccolo. Che culo. Quando aspetta, mi tolgo le ciabatte di Fonseca e le faccio con l'esultanza di Lautaro. Ti è piaciuta l'esultanza di Lautaro? Martino? Geniale, sei geniale. Geniale. Stami Rampardos. Wait. Va bene. Non cosa vuol dire anche per le donne così? Allora. Rampardos. Ma stiamo messi... Starmie Rampardos. Starmie è più veloce di Flygon, eh? Sì. E c'ha attenzione. Cambiamo qualcosa. E c'ha 5 peni. Insomma, io non cambierei niente, va chi sono gli altri. No. Al massimo Gliscor su Flygon, ma per una volta Flygon ci torna utile perché ha tuono pugno. Sì, no, infatti. Andiamo così, mi sono permesso di parlare perché almeno decidiamo in fretta. Ma stai giocando tu adesso? No, prego. Ah, ecco. Il capito. Fuoco pugno su Starmie. No, scherzo, tuono pugno. Vai, fai tuono pugno su Strami e giga assorbimento su Rampardos. Il Gabibbo, come pratica il Sesond con la Gabibba? Oh, madonna. Ma dai, pure il drop.
Beh, non che ci serva molto la difesa speciale con 2 HP, però. Lo so, però. Tanto mo Tangrowth, a meno che è facciata su Tangrowth. Oh, che uccide! Vabbè, ma che culo. Gigasiunghimento. Oh, ci avete provato a buttarmi giù. Lo Spreezer. Lo Spreezer. Papugomez. Vabbè. Ah no, ci ha facciata per quello, ecco. Questo allora, è un baila combo il papu. Vabbè, di nuovo tuono pugno. E qua proviamo il giga però su Starmie. Tanto Rampardo si va giù. No, aspetta, fermo. Starmie prima lui attacca. Sì. Conviene colpire prima Rampardos. Allora facciamo tuono pugno su Rampardos, sì. E giga su Starmie. Grazie, ragazzi. Prego. No, Dani, è importante come cosa. Non ti vogliamo far perdere per quello. Ma questa non è più l'azienda lotta con gli altri. Ma era un modo per misurare il tuo pisello. Sapevo che lo beh, me l'ha servita, ma voi non vi aspettavate questo sicuramente. Prego, Daniel, si abbassi i pantaloni. No, vabbè. È pronto. Ippo Dani. Resta, stai zitto. Vabbè, qua proprio easy peasy, abisso. Tanto ora itta, guardate, la chiamo. Se itta davvero, allora, ribalto la libreria. Meno male. Sì, no, aspetta, può ancora ittare con l'ultima che non serve. Siung. Vabbè, qua c'è, vai. Sì, pratico il Siung qua. Oh, Goduia. Oh, record mondiale azienda lotta. Blaziken Magmortar. Alla grande. Oddio. Alla grande cambiamo subito Tangrowth e mettiamo di quelli prima. Starmie. Sì, Starmie ci ha battato, sì, perché Starmie comunque ci sarà utile pure dopo, va. Starmie con le ciabatte da gaming con i LED pazzeschi, sì. Esatto. Guarda, allora, che Starmie è universalmente forte. Vediamo che mosse ha. Fermi, vediamo che mosse ha. Esatto. Surf, ok, non dovremmo usare surf. Usiamo lo spichico su Blast. Ma sì, usiamo surf! No! Ricordati che Magmortar mi hai convinto. Sapeva di formaggio. Allora, io farei... Bis. No! Poketonks, Cristo di Dio! Dai! Facciamo... Aeroassalto su Blaziken. Bravo. Sì... E vabbè, facciamolo sto surf, dai. L'azienda lotta di Daniel Dlarz, quindi decide Daniel Dlarz. Ha fatto benissimo, ha fatto bene, davvero un botto. Ha fatto bene. Questa farà male, infatti. L'ha evitato, ma che culone, evitato. Che bastardo, c'ha lume in polvere o distra Roma. E tanto era assalto lì. Foca al colpo, gli è pure andato a segno, che culone. Acqua jet su Magmortar e psichico. Fai pure psichico su Blaziken, che tanto, tanto ora la evita. Guarda. No, ma dai, ma che culone. Ma che culo ha? Il culo del Sium. Credici, cos'era? Era roccia? Erba. Esatto. Ha detto erba. Ma non ha assorbacco lui, o sbaglio? Vabbè, tanto che te ne frega. Non useremo se acqua. Per forbecco, quindi dubito che... Sì, è neutra. Vabbè, è neutra. Però è alta possibilità di crit. Entrambe sono. Vabbè, allora facciamola. Tanto no, non è stappata. No, non è stappata, però. No. Sì, ma più che altro che siamo burnati, quindi faremo poco danno. Fai psichico. Sì. Tiro un crit, ovviamente. Posso inneggiare una divinità attribuendo a un animale poco dignitoso. Allora, teoricamente io non sono un inquisitore su queste cose, che vuol tradotto non me ne frega un cazzo. Però sai, era il tuo primo messaggio, non sarà un po' troppo forse? Lo sprega un po', dici? Dai, cazzo! Vai, continua. Questa è la risposta alternativa. Mamma mia, sto cazzo di credili, oh! Mammut, fai buchino. Credili e foncessia! Siungata? Super siungata. Bastion medici. Vai dritto, così!
No, fermi. Bastiodon, Medivh. Gli fai abisso. No, se magari ci fosse qualcuno con una terra migliore di Flygon, si fa una terra migliore. Non ce l'abbiamo. Però okay, cazzo, tipo questi Blaziken. Non sono da sottovalutare, eh. Ma era Blaziken? Blaziken! Facciamo scendere a Daniel. Daniel, Bastiodon e chi era l'altro? Medicham. Medicham, sì. Allora, vabbè, su Medicham. Medicham era lotta psico. Sì, ma impara il mondo, Medicham. Ah, sì, perché può avere tutti e tre i pugni, se non sbaglio. Ma non so se in questo set ce l'ha, però. Ok. Potresti andare a controllare. Bastiodon e Medicham. Vabbè, Starmie si tiene, allora. Empoleon lo terrei. Flygon... proviamo a vedere Flygon se si può cambiare con qualcosa. No, aspetta, però. No, fammi intanto vedere chi abbiamo degli altri Pokémon scambiabili, che me li scordo ogni volta. Blaziken, Magmortar, yeah. No, Bastiodon e Medicham. No, direi di tenere questi, Sai che mi sa che in realtà ti conveniva prendere Magmortar? Sì? Che c'aveva Magmortar come mosse? Non per le mosse, ma per... se Medicham c'è pugni elementali, o Blaze, perché c'è lo stab di... ok, Tox. Posso consigliare un succoso abisso su Bastiodon? Vai. Non c'ha vigore? No. Ah, oddio, forse... testa dura, tipo? Sì, esatto. In ogni caso, se posso permettermi di dire la mia. Se noi facessimo aeroassalto su Medicham più surf, facciamo più male. Infatti basta questo cazzo di abisso, madonna, mo lo levo sto Flygon se non la smettete. Vai. Oh, bene. Resistenza. Che pavido coglione. Beh, discreta cospico. Scopatura eseguita. Ok. Bacca Salak, vabbè, chi se ne frega, tanto era già veloce. Non ha mosse di priorità, no? Rifacciamo stessa cosa. No, c'ha ragione, conviene fare surf, perché mi sa che Medicham... Sì, se no Bastiodon non lo tiriamo mai giù. Sì. E Medicham è più veloce? Vabbè, non importa. È perché aveva la bacca Salak, vabbè, ma chi se ne frega, no? Empoleon. Cazzo. No, vabbè, per Forbecco... È psichico easy, che è super efficace 4. Palle in testa è facile. Che cosa? Che mossa? Facile. Verde bufera. Sì, verde bufera. Verde sbor. Porca puttana, no. Resta. Non pensi che fosse un po' random? Esatto, un po'. Holy moly. Jinx e Ursaring. Doggia. No, Ursaring. No. Con la nerchia, no. Sì? Sì? Caraffa? Quali erano i tuoi Pokémon? Jinx e ricevo messaggi di continuo. Jinx e Ursaring. Sì, i messaggi erano paga le tasse. Paga le tasse. Oh, se non mi restituisci quei 50.000 euro. Sì. Ursaring e? Jinx. È la terza volta. Okay. Ma se vi parlate sopra... Ursaring. Ok, Jinx e Ursaring. Vabbè, Jinx è figa, ma il fatto è che Flygon c'ha sempre quell'abisso di merda. Proviamo a cambiare quel Flygon di nuovo, vediamo se ne vale la pena. Medicham che mosse ha? Si possono vedere? No, non possiamo saperlo. Però ha cozzato Zen e resistenza, questo l'hai visto. Quindi avrà vabbè, ma che ci serve? C'è già Starmie con psichico. No. Teniamo Ursaring, la stessa lead. Ma Ursaring e Jinx... sì, Flygon è un po' tosto, però. Dai. Con chi lo sostituiamo? No, non abbiamo molte alternative. Infatti, che vuoi mettere? Venusaur? Davide, mi dissocio totalmente, non mi sembra il caso. Dani, hai il permesso di insultarlo. Davide, ci sta, ma la verità è che tu sei quella persona. No! No! Oh no, ha usato la 1 reverse card.
No, you! Cilindro magico! Aspetta, posso farlo meglio? Sì! C'è la carta, Dani. Sì! Sì, c'è la carta. No, you! Aspetta, dobbiamo vedere. Vediamo. Sì, la... Che carta è? Che carta è? Il mago nero! Ah, apposta, apposta. Oh, no! Aspetta, è quello del... E poi Davide risponde... Forza, ragazzi. Abruzzo! È bellissimo quella carta. Okay. Ah, da, intanto Axel. Ah, è stato Dani, me l'ha comunicato telepaticamente. Okay. Oh, no, ah. Sto giocando senza niente. Tranquilli, tranquilli. Stai tranquilli. Meno me l'ha comunicato lui. Me l'ha comunicato lui. Dani, ma sei un fenomeno. Pokémon. T'ha crittato, eh? Mannaggia Dio. Io non ho visto manco che avete fatto. Non so manco chi c'è. Non l'attacco speciale. Siung, Siung. Porygod è tosta. Vabbè, siamo 2-2 adesso. Empoleon Flygod contro Ursaring e Porygod. Ok. E se c'è un raggio scossa? Porygon, scusami. Abisso su porco 2 e poi porco 2. Fai fuoco pugno su Ursaring. No, sì, che magari se rimane in vita lo burniamo. Boh, sì, non è che ci abbiamo molte scelte. Sì, potrebbe avere denti stretti. Sì, esatto. Ok, poi Empoleon. Va bene, Dani. No, io non vi sto mancando, non so cosa fa denti stretti, quindi c'è aumenta l'attacco quando ha donato 20 bits. Ursaring, sei in arresto per fuoriuscire. Tu ce l'hai in tutti i set Ursaring o potrebbe averla? È casuale l'abilità, potrebbe averla. Potrebbe pure avere l'altra abilità che comunque sta abilità gialla, quindi sì, no, lo tiriamo giù con fuoco pugno, Dani, lo tiriamo giù con fuoco pugno. Io direi comunque e qua facciamo per furbecco su Porygon, direi. È l'unica stabbata. Non sì. È stabbata, però. Porco zio. Io l'avrei che lui è acquacciaio. L'avrei fatto sempre su. Oh, storto zona! Le ultime parole di Pocketonks erano sensate. Farlo su Ursaring. Ero convinto che sarebbe venuto giù da fuoco pugno. Vai di acqua getta. No, perché non era stabata. No, è inutile acqua getta. No, perché? No, non lo buttiamo giù. Oh mio Dio! Dobbiamo crittare. No, crit, hai crit rateo alla fine per forbecco. Speriamo che tripletta non ci faccia. Ma perché? Ah! No! Dai, acquagetto, ce l'ha distorto forse ancora. Acquagetto. Sì. Acquagetto. No, fermi, c'è ancora l'ha distorto. Beh, se ce l'ha distorto ora siamo più lenti, paralizzati. È il rischio, vai. Ma acquagetto non lo tiro giù. Dani, scegli tu. No, fai per forbecco. Secondo me acquagetto lo butta giù, però. Lo butta giù per forbecco a questo punto. No, secondo me con la distorto zona in poi un attacca prima, però è paralizzato. Però non so se c'è ancora la distorto. Quanti turni? Regà, comunque possiamo fare nient'altro. Cioè, o attacchiamo una o quell'altra. Quanti turni dura? Letta fulmine. 5 turni. È ancora attiva. È ancora attiva. E allora per forbecco. Vai. Invece. Porca. Dovevo usare acquagetto. Acquagetto, sì. Ma non l'avremmo tirato giù, eh? No, era stab, forse lo butto giù. No, forse perché sì. Per forbecco è 80 bp, acquagetto stab è 60 bp, non sarebbe bastato. Metti caso. Crit. That's a shame. Ma però dico, c'era acquaiuto! Porco due, acquaiuto! Ragazzi... Aveva pochi PS, in effetti. Ma non esiste, solo nell'anime! con quel cazzo di Fernip! Vabbè, alla fine la chat che doveva trollarci ci ha dato il suggerimento giusto e noi abbiamo tutti cannato. Mod Desert Claw. Però. Vabbè, comunque non male, onestamente, 13. Cioè, è stato un buon attempt, sarò decisamente onesto. Vabbè, io vado, ciao. Ciao Tonks. Bella Tonks. Ciao Tonks, ciao. Bene, siccome a dire il vero anch'io devo andare, te avevo detto un'oretta e mezza. Sì. È giunto il momento anche per noi. Quindi adesso però, Dani, per ultima cosa, assieme alla chat, decidiamo una bella, onesta trollata da scrivere a ThePokeDark97, perché lo raidiamo. Io ho una parola, però. Allora, andate lì e dovete scrivergli solamente, deve essere un parco di parole, ci deve essere Bachezzarro, eccolo il tamarro e anche cose tipo eccolo il cuozzo tipico napoletano. Scrivetegli ste cose, gli dovete dare dello zarro, del tamarro, del cuozzo, altri termini tipo che indicano
queste robe qua, tipo sul battellino, come si dice? Camerettato. Verrai di camerettato a Poké Dark. Tutti camerettato. E poi non onestamente aggiungerei anche qualcos'altro, perché secondo me ce ne sono di cose che si potrebbero dirgli. Sì. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, mi dispiace se oggi la live è stata più corta, ma sì. È la parola proprio del suo dialetto, scriveteli tutti Zaurdo. Zaurdo. È un Siung. Così, raga, anche così. Siung. Però non solo Zaurdo, mettetene in un quattivo, scriveteli, oh, ma quanto sei Zaurdo oggi, pure, ma che Zaurdo. Comunque, raga, dicevo, mi spiace se oggi è durata poco, ma devo attaccare al lavoro alle 6:30 e quindi voglio, così come voglio attaccare al lavoro, vorrei staccare le mie palle. Certo. Però oggi va così. Ci vediamo domani con Pokémon Nero Hardcock Nuzlocke, comunque. Posso dire anche io una cosa alla chat prima di andare? Sì. Grazie a tutti. È vero, grazie a Dani, grazie a tutti gli altri. A posto. Hai delle ultime dichiarazioni, Dani? Sì, sì, ne ho un'altra. È partito il ride.